Fra scetticismo e meraviglia continua il massiccio pellegrinaggio di fedeli che si accalcano dietro la ringhiera di una aiuola dove da venerdì scorso sul tronco di una grossa quercia è apparsa la sagoma di un volto santo che in tantissimi associano al profilo di Padre Pio. Il tutto è avvenuto in via Monte Faito, una strada di Secondigliano al confine con il comune di Casavature, un quartiere difficile dove molti abitanti che continuano ad accogliere gruppi di fedeli e no, oggi gridano alla sacra apparizione, scontrandosi con chi sostiene che l'idea che quello fosse il profilo del frate Cappuccino è frutto di un generale condizionamento. La realtà per alcuni parla infatti di semplici macchie di muffa, un processo naturale della corteccia, anche se la sensazione di essere lì ad osservare il profilo di un volto sacro sembra davvero reale. Allora, lei sta parlando con una persona che è fermamente credente, io ho avuto diverse grazie da Padre Pio, quindi sono contenta che sia accaduto questo perché è accaduto in un quartiere molto difficile come il nostro, quindi io lo vedo come un segno di speranza. Generalmente la Madonna, Gesù, anche Padre Pio, diciamo che ha vissuto come Gesù Cristo, no? Appaiono sempre in quartieri molto difficili, oppure per esempio la stessa Madonna a Meciugori, lì è stata tartassata a Meciugori dalle guerre, quindi io lo vedo come un segno di speranza, vi dico proprio la verità. Ma io penso che Padre Pio sia una persona, ecco, io la intendo come una persona che aiuti il quartiere, insomma, dica preghiamo con la sua intercessione deve aiutare un po' il quartiere, questo io penso. Chi ha fede o nel credere o non nel credere lo vede. Le persone pensano solo a una cosa naturale dell'albero. Io penso che l'immagine, essendo noi napoletani che siamo molto credenti, io spero che le persone si convertano. Per me è un effetto della natura dell'albero. Della natura dell'albero. Quando cadranno le foglie, tutto l'albero scomparirà tutto da vicino. Comunque è un effetto di natura. Penso che la faccia di Padre Pio, sicuro. È Gesù o Padre Pio? Padre Pio. È Padre Pio. Perché vi ha fatto anche la barba. È una crede cosa, lei? Sì, è una cosa meravigliosa. È una cosa buona per me. È la prima volta e speriamo che va tutto bene. E che sia una cosa felice. Io penso che è un segno buono. È una cosa che comunque tutti noi qua nel quartiere ne abbiamo bisogno, e molto comunque, che comunque sono quartieri abbastanza, già così insomma, di brutta nomina, è già una cosa brutta per noi questa, e quindi è una cosa bellissima, un segno buono. Senti, non so cosa dirti, ma credo che sia una cosa vera. Ciao, ci vediamo. Sempre. Il Musch ha fatto questa immagine, ecco fatto. C'è di santo, non c'è niente, cioè, loro dicono, cioè, che come si può dimostrare, no?